2, 3, prova, parla anche te, vedi un po'. 1, 2, 3, prova. Ta 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 ta. Sa sa sa. Sa sa. Non so cosa sia successo, sta registrando di nuovo. Allora, le sto dando di nuovo un errore stop. Le macine, versione Fior di panna, versione Lidl, molto simile all'originale. Poi un po' di pomodori, come potete vedere questi qua sono i pomodori grappoli, che hanno, grappolo, che a me piacciono molto. Questi, vedete, sono leggermente, sì, sono un po' avvizziti, leggermente, qualcuno un po'... Oh, vabbè. No, questo per esempio no, però vedete, è... Però profuma. Profumati, sentito? Guarda, cioè guarda, annusa. Buono. Sembra proprio di essere nell'orto. Hanno veramente degli ottimi prodotti questi simpaticoni della Lidl. Allora, poi il latte che prendiamo noi, questo dovrebbe essere 0,99. Quello di traverso. Certe volte ci sono delle partite un po' acide, altre volte invece no. No, però dai. Poi i brick di tè, poi c'è di nuovo altro latte, lo mettiamo qui. Sì, è uno di marzo, proprio secco. Questo qui, invece, so, passiamo dal latte al vicinette. Vabbè. E il vicinette, questo qui è direi anche migliore di quelli delle altre marche, perché veramente lascia al fondo il water, dove tipicamente rimane, pur lavando sempre, eccetera, rimane sempre... questi aloni, e queste qua forse contiene candeggina, sbianca benissimo, sì, e il water benissimo. Sembra appena installato, aspetta, non voglio tenerlo proprio qua davanti, che a me che fa sempre roba di water, ecco. Poi vedi che l'ho preso, è un mese che lo sto tirando con l'altro, questo qui pulito profondo, detersivo piatti. Tra l'altro, per inciso, vogliamo dire che alla Lidl stanno facendo, c'è il volantino, stanno facendo tanti sconti, vero? Bene, ultimamente. Perfetto. Molto allegro, vero? Vabbè, ma io sono ancora... Speriamo i mortaretti. Ma io sono ancora... Sì, ho ancora un po' convalescente. Vedete che siamo di nuovo qui. Non posso ancora uscire di casa, insomma. No, però cammina, parla, insomma, lo faceva da quando aveva 2 anni, però... No, perché sto facendo delle punture di cortisone, mamma mia. Sì. Domani dovrebbe finire. Esatto, mi viene un'ansia. No, domani ho finito domani. Domani ultima, sì. Ah. Sì, no, ma comunque praticamente siamo quasi al 98%. E questa qui è la carta igienica, c'è bisogno di dirlo, si vede, no, che è la carta igienica, no, non è che è un confetto, è la carta igienica. Ne hai presa una sola? No, ne ho prese due. Ah. Queste donne, questa carta igienica. Perché voi uomini non la usate la carta igienica? Sì, la usiamo anche noi. Usiamo solo le mani, no? Ma dai, ma che schifo. Ma dai, ma perché? Sentite il giro della gente che lo fa, mi è venuta, ovviamente... Gli vomito addosso. Poi, questo qui finalmente, questo non dà problemi, le capsule espresso, vedete? Queste qui hanno un'intensità superba, intensità 12 che è il massimo, quelle che servono a me. Questa qui, queste sono queste, vedete, si apre così, senza sfasciare nulla, vedete, questi qui perfettamente, si apre, qua c'è la sua capsula e vedete che ha una copertura un po' metallizzata, così questa si fora bene. Invece quella della, che mi pare che si chiama Don Zarez, Don Juarez, c'è qualcosa, quella della dell'Eurospin, forza troia, no, è Don Perignon qualcosa. Ah, vabbè, insomma. Lo sapete voi, vabbè, lascialo cantare. Aspetta, cosa gli metto? Ecco, facciamo così, gli mettiamo una bella tachipirina sulla gabbia, così. Sì, perché prendo anche la tachipirina. Ok. Queste qui, invece le altre si forano male. E si vedi proprio che la macchinetta sforza, forse che la nostra macchinetta sia maffa, che ne so, sia rotta, mezza. Però come mai tutte vanno bene e solo quelle lì? Non lo so. Che stai? Poi
ecco qua. Questi panini tipo cheeseburger. Ah, volevo dirti di prenderli, infatti. Ecco, sì, mia figlia lavora nel campo di queste cose qui ed dice, solo dice lei, tanto di cappello perché ci lavora, e dice che sono più buoni di quelli. Di dove lavora lei? Di dico dove lavora. Non diciamo niente. Non diciamo nome, comunque dove lavora lei, sono, sì, qua, senza nulla togliere, sono panini ottimi che quando li porta, le porta qualcuno. Cioè ogni tanto porta della roba. Cipolle fritte. Oh, nuggets. Cos'altro c'è? C'è quelli così, piccoli. Ah, sì, i piccoli bite. Quelli piccanti. Cheese babine. Sono buoni. Ah, quelli che dentro c'hanno quel cuore di peperoncino. Sì, oh, mamma mia. Buoni. Allora che cosa ti devo dare a te? Dai, non sono però tanto. Nespresso, perché io figlio, ecco. Non mi sento di tutto. Ok, d'accordo. Poi questi panini qua. Poi. Scusatemi se sono un po' sgarbata, ma perché sono anche seccata, perché invece di aumentare gli iscritti diminuiscono, se ne vanno. Ah, abbiamo messo il video scorso. Abbiamo perso 2 iscritti. Insomma, adesso non so se è YouTube che me li leva, perché ho letto che forse è YouTube in automatico. Ma perché dovrebbe levarli? È una mia illusione, in realtà si sono rilevati. Perché no, dicono che YouTube in automatico, se vedono che è tutto stazionario, ti tolgono 2 iscritti. Ah, che bravi che sono. E ovviamente, grazie. Quale migliore occasione che toglierli a noi? Grazie. Ora, noi come ore di visualizzazione siamo messi abbastanza bene, quasi 4.000 ore. E gli iscritti pochi, si vede che... Non piacciamo. Insomma, è evidente. Diciamo così, che sono molto... Sono arrivate solo delle offese. Molte. E chiaramente no. Bannati. Sì, segato subito. Ah, tra l'altro hanno anche offeso una persona che ha fatto un commento. Sì, noi abbiamo levato il commento. Io ovviamente ho levato tutto perché sennò questa persona non si offendeva. Ci dispiaceva. Cioè. No. Oltre a un'offesa arrivata a me che ha detto che siamo delle merde. Così. È proprio così, così. Sì, è proprio così. Con tanto di risatine, no? E allora l'abbiamo levato, eccetera. Vabbè, allora, visto che... Piuttosto di avere queste persone iscritte, preferisco averne poche, sì. Allora, ma almeno che la manda solo la cacca, diciamo così, mentre le persone intelligenti, sensibili, tra parentesi, tutti voi che ci seguite siete iscritti e rimanete iscritti perché noi siamo perché un canale serio. Perché noi continuiamo. Il pipponcino che non volevo fare, sì, perché anche perché Monica mi ha detto non fare pip. Ma perché sono uscita io per primo per farlo. Ma no, magari va bene così, perché cosa dire? Quando dire. Uno c'ha il sasso, altro che sasso, io ho una roccia nella scarpa, anzi la ciabatta. Bisogna dirle, ogni tanto fa piacere dirlo e sapere che le persone sono d'accordo con noi. Va bene, la maggioranza vuole vedere quello che squarta, non so, un vitello, gente nuda, o gente nuda, o quelle che si mettono con le zinne di fuori, vabbè, ok, io signore, io più di così non posso fare, non volete le mie, ma non so se quanto posso essere, vabbè, lasciamo stare queste cose, andiamo avanti, che una new entry, si dirà così, new entry, una neve entry, e sono queste gallette di mais che a me piacciono da morire, esatto, che sono pochissimo caloriche e sono molto, molto gustose, buone, sanno un po' di polenta, sento mais, polenta, a eccetera. Me piace. C'erano prima quelle di riso, no, quelle di già, che però sembrava di mangiare del polistirolo, del cartone, no, del polistirolo puro, e tra l'altro si rischiava anche di soffocare perché erano talmente asciutti. A me è successo. Infatti te avevi provato, ho dovuto farti quella manovra per farti uscire, per farti sputare il boccone a 5 metri di distanza. E comunque con queste non rischia nessun pericolo. No, no, non rischia nessun. Ne ho prese 2 di queste, così se poi pronti provate. Provatele, sono molto buone. Se gli viene un po' di rodimento di stomaco, così sono sì, buone. Sono diciamo pure le calorie, no? Se ne volete mangiare 4, sono 96 calorie. 4 di queste qui, vedete, non sono neanche tanto piccole. Poi la solita birretta per affogare le... sta un po' zitto, ti metto la birra a terra o cosa, eh? Il beverino. Così ti insomma. Questo qui per le cose, si beve per dimenticare, si beve per dimenticare, si beve per festeggiare, insomma si beve sempre. Poi, questa qui sono i fagiolini. Immancabili!
un bel letto di fagiolini, qui sopra ci mettete quello che volete. Sì, carne, Fagiolini. Queste uova. non so se sono Cioccolato, quello che volete, quello che volete. Poi le pesche, queste qua le avevo già fatte vedere un'altra volta, quindi non mi sì, voglio beh, ripetere, no. se no poi diventa noioso. Poi lo sgrassatore Marsiglia Chantecler. Ah, ho preso una marca. Ho Sì. preso Chantecler. Ah, Eh Chantecler è vabbè, perché avevamo un buona. po' di premura oggi, parliamo Chantecler è un attimo, ma è buona, così. comunque. Super potente, pulito, garantito, effettivamente è valido, valido, sgrassa molto bene, quindi consigliato dal canale Steve Zenke. Ma tanto le cose Vabbè, lo so, l'ho fatta, consigliato dal canale Steve Zenke. comunque le cose di marca alla Lidl costano meno che dalle altre parti. Sì. Dalla Lidl costano leggermente meno. Certo, se andate da Carrefour, andate lì, vi mettete un mutuo sulla casa se non ce Vivo di l'avete. svenano. E poi c'è il dentifricio Dentalux, ormai quello blu, per sempre. L'aranciata, questa qui, zero, che mi piace. Ho provato a farci un ghiacciolo, ma non è venuto bene. No. Ah, il Allora, ghiacciolo, volete fare un sì. ghiacciolo in casa? Vi lo spiego subito. Mettete un po' di latte, no, latte no, per il gelato, un po' di acqua, ci mettete dentro quegli sciroppini che vengono dallo spin, che faremo vedere la prossima volta, e adesso in quantità io faccio sempre a rampazzo, così alla cavolo di cane, no? Però poi non viene un blocco di ghiaccio tipo iceberg, viene col cucchiaino, anche dopo nel freezer si può mangiare con una certa facilità senza dover usare lo scalpello per Ma magari mangiarlo. lasciarlo un tantino fuori, un Sì, pochino. devo ancora un po' capire le percentuali, ma con quello sciroppino lì va bene anche per fare delle ottime granite Che che vanno purtroppo bene. alla Lidl non hanno Alla più. Lidl hanno detto che, almeno dove Che vado io, per il momento niente. non ne arrivano più. E Prima ce l'aveva. se vogliamo anche lavarci qualche volta, le Come saponette poche volte, mi lavo servono. sempre. Le saponette, queste Anche qui, da ce ne malata, sono mi di lavo tre sempre. gusti. Il miele, poi c'è un altro che è Ocean, Sì. che però quello lì ci fa venire in mente dei brutti ricordi, e un altro modello di saponetta, Alle ok? Ah sì, è quella olive. Le mie vive. alle olive, però mi sembra di lavarmi con quello che No, è beh, ci quello deve extravergine, stare che ho fatto vedere tutto, no? Adesso vi faccio vedere altre cose, mettiamo un attimino in pausa, un secondino, no, secondino no, un secondo, pausa. E rieccoci qui, allora il parmigiano, quello se non volete il grattugino, questo qua è già grattugiato, cos'è? Grana padano. Poi il pesto alla genovese, senza aglio. senza aglio come mi è stato detto di menzionare, noi genovesi poi faremo una puntata sul pesto. Che rigorosamente di Genova Pra. Questo qua non so se è di Genova Prada, assolutamente non credo proprio, No, però però ci il pesto vuole, vero sì. nostro è di Genova Pra. Sì, Non precisamente. tiguglio, non cose che fanno vedere nelle Allora, reclam, non fidatevi, perché non è pesto vero quella cosa, quello. quel reclam che fa Gerry Scotti, che Del dice tiguglio. pesto tiguglio, non mi ricordo se è pesto tiguglio, barile, Sì, eccetera. Allora, quello è non ci tiguglio. Ma azzecca niente, un non c'entra proprio. cazzo con quello, perché allora, il tiguglio non c'entra col pesto. Lo vogliamo dire che è il pesto di Pra? O Pra non la vuole cagare nessuno? Non so. Allora, esiste come posto Pra? Che Pra è nella trovo, ci sono zona, anche a allora, nella Napoli. zona della riviera del Avete presente ponente, Pegli? del Voltri? ponente. Pegli forse lo conoscerete. Perché poi la Liguria si divide in Sì, costa sì. Levante e costa Al Ponente. ponente c'è questo È Pra. la costa Ponente, fanno veramente il E pesto. lì c'è una qualità di pesto buonissima. E Buonissimo. poi vi diremo, beh, qui c'è scritto. Basilico Questo è eccezionale. senza aglio, si può fare. Beh, i puristi lo vogliono con l'aglio, però noi preferiamo Vabbè, un po' senza aglio anche pesante per con problemi l'aglio. digestivi. Poi questi no, lo dico Vabbè, perché abbiamo c'è un parlato. nostro. Volevo dirlo perché volevo ringraziare un nostro iscritto che ha cercato di parlare un po' di pesto. E io dico, voglio puntualizzare questa cosa. Poi cheeseburger di suino. Würstel. Würstel, questi qua cosa sono? Pollo tacchino, mortadella, questa che costa meno, 99 mi pare,
po' di prosciutto che è di alta qualità, che è veramente molto bello. Poi questo qui che è in offerta, vitello al forno, cotto lentamente a vapore. Questo qui è molto bello, molto invitante. Salsiccia di suino, non so se è in offerta o no, non credo, può darsi. Ci chiederanno, no, dovete stare a dieta, cosa mangiate? Ciccioni! Obesi! Obesi, ignoranti obesi, come diceva Totò. Quello lì, poi no, non è che mangiamo tutto oggi, eh. Appunto. Un americano magari, forse, chissà, quello Ah, beh, americano sì, magari loro poteva avere sì. la Loro colazione. sì, veramente. Poi ci sono questi qua che sono i cordon bleu e questi qua che ne mangi solo, ne mangi due stasera, di questi qui, Sì. e sono gli hamburger di Dacchino. E poi per dare una bella mazzata ai dietologi e alle altre cose, questi qua sono due scatole di cioccolatine e panna spray. Attenzione, questa non è che me la rovescio direttamente in bocca, volevo provare a fare i gelati, poi vi dico se ci sono riuscito. Per il momento la farò solo così perché le bottiglie di sciroppo non le ho trovate, quindi vediamo se riesco a fare un gelato sfiordinante. Metto a posto un attimo questa roba, che poi ce n'ho altre due cosette da farvi vedere. Ecco qui, poi 10 uova, vediamo se ci sono tutte e 10, che non abbiamo fregate. Ci sono tutte e 10 Medie. uova medie. Uova medie, ti è arrivato un messaggio, facciamo una piccola interruzione perché purtroppo la mamma di Monica è all'ospedale per una caduta, ma speriamo niente di grave. Ho chiesto cosa stasera si Comunque tutto usa. bene, no? Tutto bene, dovrebbero Sì, la devono dimetterla oggi. dimetterla, però Purtroppo una caduta dovrà stare le un bel costole po' rotte. ferma, poverina. Sì, comunque Perché ho anche si questo risolve. tono di voce, È un po' triste anche scusate. per quello, sta succedendo tutto Scusate, quest'estate. guardi, una brutta estate questa qua. Allora, vedete qua la tortilla, io la mangio sempre questa qui, almeno in passato la mangiavo, adesso poi non la mangio più. Tortilla con bacon, potato omelette con wheat bacon. Questa qui è una di quelle cose, come si chiamano, etniche, che vende la Lidl. Sì. E vi devo dire che è veramente buona, gustosa, un po' mattoncino, ma beh, poi qua c'è la pizza, quella grande Ital Pizza che prendiamo sempre noi. Abbiamo preso 4 di questi yogurt, vedete, Tanto costano albicocca. poco. Sì, questi qua costano poco. E direi, se ho dimenticato qualcosa, poi semmai ve lo scrivo. Va bene, allora non dimenticate di iscrivervi, anche se va Non mi bene, pazienza, va, non dice, non lo so, chissene. boh, non so neanche cosa dire. Allora Vabbè, iscrivetevi, like, fate pure i i like commenti. e i vostri graditissimi commenti. Un Quello abbraccio. sempre, sono sempre Un molto abbraccio a graditi. tutte le iscritte e gli iscritti, Ciao tanti amici, saluti amiche. e buon Un agosto, fra poco agosto. bacione a tutte. Ciao a tutti, a tutte, e un abbraccio dal canale Steluzen. Ciao, ciao.